Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica, bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format più amato da mia cognata che ha deciso di sposarsi proprio stamattina, per me che sto registrando il Batman Day. In questo mondo veramente non c'è più rispetto ed è per questo che mi vedete tutto agghindato perché fra tipo mezz'ora devo essere al suo matrimonio. Questa è stata una settimana all'insegna di Batman, ovviamente, essendo stato ieri, per voi che state guardando il video, il Batman Day, e c'è tanta roba molto molto interessante, soprattutto per gli amanti della DC ed in particolare di Batman. Prima di cominciare ragazzi, una piccolissima premessa, sto sperimentando una nuova modalità di registrazione dei video, soprattutto delle news della settimana. Quindi vi prego di farmi sapere qui sotto nei commenti se avete riscontrato dei problemi a livello audio, video e cosa ne pensate in generale. Adesso cominciamo come al solito con l'andare sul sito di Hottoys. Sono stati 3 gli annunci di questa settimana, tutti a tema Batman, e comincerei con il primo dei 2 videogame masterpiece, quindi di pezzi tratti dai videogiochi ed in particolare da Batman Arkham Knight. Il primo è questo Batman Beyond, la suit di Batman Beyond che utilizza Batman in alcune circostanze di Batman Arkham Knight, ed è uno spettacolo. A me non piace tantissimo l'estetica, non mi fa impazzire ragazzi, vi dico la verità, ma la colorazione di questo dorato metallico è molto molto bella. Già ho sentito diversi pareri da molti di voi iscritti e anche non, e sinceramente sembra che piaccia davvero tanto tanto tanto. E sembra abbastanza ben fatta, ma si tratta ragazzi di un'edizione limitata, purtroppo edizione limitata a 2000 copie, quindi comunque rimane un gran bel pezzo. C'è la possibilità ovviamente di cambiare la parte bassa della faccia, quindi la mentoniera, la parte della bocca insomma, con una parte, questa qui, dorata diciamo, in cui si vede appunto la fattezza umana di Bruce Wayne, mentre sulla destra troviamo invece parte dell'armatura come se fosse un vero e proprio casco. Sinceramente apprezzo di più questa seconda opzione. Poi Hottoys ci vuole flexare la sua capacità di verniciare con questa vernice metallizzata e dorata, che è stata molto brava in questa circostanza, almeno così pare. E poi il solito recap finale con una basetta di tipo rettangolare con il logo di Batman, anch'esso dorato su sfondo nero, e poi una sfilza di armi, di accessori e di tanta bella robetta. Andiamo a leggere un po' di dettagli, quindi stiamo parlando appunto, come già detto, del Batman Beyond Black Gold Version, e 2000 unità come già vi stavo dicendo. Non so se questa è un'esclusiva di Sideshow come il pezzo che vedremo dopo, ma sembra di no. Quindi ragazzi, dopo vedremo invece il secondo pezzo che avrà una cosa un po' particolare. Video Game Masterpiece 64 Batman Beyond, 32 cm di altezza, 30 punti di snodo. In uscita praticamente adesso, questo è uno di quei pezzi che escono cotto e mangiato. E nulla di particolare ragazzi, non sto a farvi tutto l'elenco perché non ce n'è bisogno, ma comunque c'è veramente di tutto e di più, da accessori, da armi come i Batarangs, il gel esplosivo, pistola, granate e quant'altro, e poi tutto quanto avete visto mentre scorrevo le immagini. Un bel pezzo, senza dubbio, sinceramente non credo che io personalmente lo prenderò, però per tutti gli amanti di Batman e soprattutto della serie Arkham, ragazzi, è un pezzo da non farsi scappare. Poi invece per quanto riguarda il secondo annuncio, sempre un video game masterpiece, ma stavolta stiamo parlando di Batgirl. Anche qui un bellissimo pezzo per quanto mi riguarda, nella sua versione dorata e porpora, purple and gold. Anche qui ottime le fattezze di Batgirl secondo me, bellissimo il mantello, dovrebbe essere finalmente ragazzi tutto cablato, finalmente questa è una tecnologia appunto, se la vogliamo chiamare tecnologia, che sembra essere entrata a far parte in pianta stabile delle doll di Hottoys, e direi che mi viene da dire era ora. Qui abbiamo un volto che è più umano giustamente di Batgirl, e per quanto riguarda fattezze e proporzioni ragazzi nulla da dire. La cosa bella è che i capelli saranno, come abbiamo visto con Deadpool
e con altri pezzi saranno in cotone, se non mi sbaglio. Tutto ciò, ragazzi, è sia per l'anniversario di Sideshow che compie i suoi 30 anni, come vedete il logo qui in alto a sinistra, sia per l'85esimo anniversario di Batman. E quindi quale migliore occasione per far uscire una doll del genere e anche quella che abbiamo visto precedentemente. Recap che è un po' più sostanzioso, un po' più meno voluminoso di quello di Batman Beyond, con una basetta, vari accessori, non tantissimi sinceramente, mani intercambiabili e nulla di che, nulla di particolare. Andiamo a leggere due specifiche, ragazzi, stiamo parlando sempre di un'edizione limitata di 2000 pezzi, in questo caso sarà disponibile soltanto su Sideshow in poche quantità, da quello che ci riporta Toys, oppure in preordine al Wonder Festival 2024 di Shanghai, ragazzi, che tra l'altro, piccola parentesi, non vedo l'ora, sarà all'inizio di ottobre, se non mi sbaglio, e non vedo l'ora perché al Wonder Festival di solito fanno vedere sempre tantissima bella roba, non solo Toys, ma anche Rocket Toys, Queen Studios, già annunciato che ci sarà, quindi mi aspetto qualcosa di in art, insomma, tanta bella roba al Wonder Festival e davvero non vedo l'ora, poi lo seguiremo ovviamente insieme sul canale. Quindi sarà disponibile in preordine al Wonder Festival perché? Perché in realtà non è un'uscita imminente come Batman Beyond, ma stiamo parlando di aspettare un po' di mesi, primo quarto, secondo quarto del 2025 e parliamo sempre del Video Game Masterpiece 65, quindi quello successivo giustamente al Batman Beyond. 30 cm l'altezza, 28 punti di snodo. Anche qui, ragazzi, non sto a leggervi tutti gli accessori, se volete delle specifiche maggiori andate tranquillamente sul sito di Hot Toys, ma comunque più o meno vi ho mostrato tutto con le foto che scorrevano a schermo. Poi andiamo avanti con, secondo me, quello che secondo me è l'annuncio più importante, quello che ha fatto saltare dalla sedia molti di noi, me compreso, che è il Batman Returns. Batman Returns, che avevamo già visto in occasione delle fiere, della fiera di Hong Kong e di San Diego, quindi avevamo già avuto l'occasione comunque di vederlo, ma ragazzi, stavolta Hot Toys arriva con un Batman Returns con una sorpresa. Qui state vedendo la versione deluxe, perché uscirà sia una versione standard che una versione deluxe, e la vera sorpresa è proprio questa versione deluxe. Perché? Perché oltre alla doll normale, tra virgolette, quindi alla doll che stiamo vedendo, di cui stiamo vedendo anche le immagini, ci sarà un head sculpt di Keaton. Un head sculpt, scusate, di Keaton che sembra essere realizzato davvero benissimo. Dopo l'uscita dell'ultimo Batman 89, il 2.0, mi tengo un attimino distante dal le folle entusiasmo, perché comunque bisogna andarci abbastanza piano, cautamente, ma comunque sembra davvero un'ottima realizzazione anche questo prototipo di Hot Toys. Oltre ovviamente all'headsculpt di Keaton, che adesso fra un attimo andiamo a vedere, ci sarà questa base diorama addirittura con due elementi intercambiabili, come potete vedere a schermo. Ed ecco qui il volto di Keaton, forse riesco a farvelo vedere più da vicino, ragazzi, datemi un secondo. Ecco qui, lo vediamo, eccolo qua. Beh, io direi che non c'è nulla da dire, questo prototipo funziona benissimo, è un head sculpt a cui secondo me non si può dire niente, anche la realizzazione dei capelli che sto guardando sempre di più ultimamente è davvero uno spettacolo. C'è chi afferma che magari sarebbe stato necessario aggiungere qualche effetto di sporco e quant'altro, ragazzi, però secondo me stiamo parlando veramente di piccolezze, davanti a una roba del genere c'è veramente poco da dire. Ci sarà ovviamente il PERS, quindi la possibilità di ruotare gli occhi. E raga, niente da dire, quindi in questa versione deluxe ci sarà ovviamente, oltre a questo head sculpt, ci sarà, guardate anche qui, la scena dell'apertura alare di Batman, anche questa è una cosa bellissima per andare a ricreare quella determinata scena che sappiamo tutti. E quindi, raga, niente da dire. Io sinceramente, quando l'avevo visto le prime immagini, avevo detto che avendo preso il Batman 89, questo l'avrei saltato, ma davanti a una roba del genere mi tocca prenderlo. Quindi ecco, è tanta tanta roba. In questa versione deluxe
Avremo anche, oltre alla base di Orama, l'head sculpt di Keaton, il cappuccio rotto, ovviamente danneggiato, avremo anche un secondo mantello. Andiamo a leggere due dettagli al volo, vi risparmio tutta questa parte qui. Parliamo del Movie Masterpiece 770 di 30 cm e 0 punti di articolazione. Qui ci dice Toys molto bene, quindi sarà una statua praticamente, ovviamente c'è uno sbaglio. Data di uscita, terzo, quarto quadrimestre del 2025. Appunto, vi ho già detto, versione deluxe e versione standard senza quanto detto poco fa. Vari volti intercambiabili, 9 pezzi di guanti intercambiabili, paio di pugni, mani rilassate, mani varie per tenere le varie accessori, le varie armi che vengono fornite, e una mano sinistra aperta. Poi il costume con tutti i suoi dettagli, ragazzi, e le armi invece abbiamo un line launcher, quindi il coso per lanciare, insomma avete capito, le zip lines, grapple gun, batarang ovviamente, e le capsule di napalm. Scusate ragazzi, ma la traduzione in italiano di determinate armi non mi vengono in mente. Poi gli accessori, abbiamo la remote, il controllo remoto per la Batmobile, la Rocket Launcher, poi il, come vi dicevo, il cappuccio danneggiato, soltanto esclusiva della versione deluxe. Quindi raga, questo per me, vi ripeto, pezzo imperdibile, poi valutate voi, ma comunque ottimo, ottimo pezzo, è una versione 2.0 tra l'altro, quindi valutate appunto se valutate nell'acquisto o meno. Essendo la Batman Week e oggi che sto registrando il Batman Day, non poteva mancare un altro annuncio, tra virgolette, in realtà sono delle foto di anteprima, da parte di Jazzink Dioramas, che ci aveva già deliziato con una Catwoman spettacolare nei giorni precedenti, ma già è un po' di tempo che girano determinate foto. Queste sono le nuove foto di Catwoman. È uno spettacolo, non c'è nulla da dire, mi preoccupa un pochino il prezzo, ragazzi, però stiamo parlando di quello che sembra essere un vero e proprio capolavoro. Io sinceramente, ragazzi, mi aspetterei, vista l'uscita del Batman Returns, di finalmente un pinguino o una Catwoman proprio realizzati da Hot Toys. Ci spero, ci speriamo in tanti in realtà, e quindi niente ragazzi, non ci resta che aspettare. Adesso andiamo su Il Colosso dei Nerd, ragazzi, dove volevo soffermarmi un secondo sulla Soso Toys di Vampire Hunter, ovvero Blade, che è tornata disponibile su Il Colosso dei Nerd ed è un vero e proprio capolavoro, ragazzi, quindi io se fossi in voi anche qui non me la lascerei scappare, perché è una delle doll meglio realizzate per quanto mi riguarda di Blade, a parte roba un po' più vecchiotta ovviamente. Ma secondo me è un'occasione da non perdere. Tanti gli accessori, tante le armi, soprattutto adesso dopo ciò che abbiamo visto, no, non posso dirlo, magari ancora, anche se vorrei capire il folle che non ha ancora visto Deadpool e Wolverine, però meglio non dirlo. Comunque, molto molto bella questa doll, ragazzi, quindi probabilmente ne prenderò una copia anch'io, quindi vedete un po' se recuperarla o meno, perché ne vale veramente la pena e Soso Toys lavora benissimo. Facciamo una piccola sosta, come al solito, per la conclusione del video su ilcolossodeinerd.com per andare a vedere gli ultimi arrivi soprattutto in ambito Marvel Legends, con Iron Man tratto dal fumetto, tutti tratti da Secret Wars, Iron Man, Wolverine, Cap e Spider-Man. Poi abbiamo le NECA di Beetlejuice e di Dracula, e la Tri-Zero di Mega Man, vari Transformers, e poi la NECA di Nightmare. E per finire, il capolavoro, che secondo me è un capolavoro, questa action figure, la SH Figuarts di Nosferatu Zod, tratto da Berserk. Davvero tanta roba anche in questo caso, ragazzi. Poi a breve uscirà ovviamente il preordine di Batman Returns, date il tempo di mettere sul sito appunto questa cosa al buon Gianluca. E vi posso spoilerare, forse i prezzi quasi definitivi, ragazzi, potrebbero essere di 299 per la versione standard di Batman Returns e 349 per la versione deluxe.
Quindi si mantiene lo standard di prezzi non troppo elevati, a mio parere, per quanto riguarda Hot Toys, anche se appunto c'è diversa roba nella versione Deluxe, con il secondo head sculpt, il mantello, la base diorama, eccetera. Quindi valutate voi se per 50 euro conviene prendere un'edizione più completa oppure l'edizione standard. Detto questo, ragazzi, io spero prima di tutto che il video stia registrando perché non ne ho assolutamente la certezza, quindi spero di non stare parlando a vuoto da X minuti, non vedo più niente. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, oltre al video, ragazzi, che è importante perché mi piacerebbe appunto capire se continuare in questo modo o tornare alla modalità precedente. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E soprattutto cosa pensate di Batman Beyond, di Batgirl, di tutta questa bella roba per gli amanti di DC, finalmente, visto che di solito si parla sempre di Marvel, questa volta è stata una settimana tutta all'insegna di DC. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona domenica per voi che state guardando il video, io adesso scappo al matrimonio e mi toccherà stare tutto il giorno insieme a tantissime persone, la cosa che odio di più al mondo. Ciao, ragazzi, a presto!